Ciao a tutti, altro video recensione, ormai mi sto lanciando in questa tipologia di video, però per quanto riguarda questo libro ci tenevo veramente. Anche questo, che non vedete benissimo, ma è La sciamana di Olga Karitidi, o Karitidi, è un libro che è stato sullo scaffale della mia libreria per circa 2 anni, l'ho comprato proprio insieme al video che ho recensito nel video precedente. Mi era stato già detto che era un libro bellissimo e che mi sarebbe piaciuto tantissimo, e di fatto è stato così. Io l'ho già consigliato a tantissime persone che sono andate a comprarlo. Anche questo non costa tantissimo. Mi sono dimenticata nell'altro video di dirvi che La profezia della curandera costa 11 euro, quindi è veramente un prezzo abbastanza irrisorio per un romanzo. Questo qua addirittura costa 9 euro. È un libro abbastanza vecchio perché, insomma, è del 2009 questa stampa, e parla praticamente di una psichiatra, quindi se vi interessano anche questo tipo di argomenti sicuramente fa per voi, a me piacciono moltissimo, di una psichiatra russa che per una serie di circostanze, di eventi un po' particolari, si trova a ricordare apparentemente delle cose che appartengono a un'altra vita. Anche lei effettuerà un viaggio fino a che, insomma, scoprirà di essere stata proprio richiamata verso luoghi e tradizioni che in un certo senso le appartengono da un passato. Quindi farà questo viaggio tra i paesi della Siberia, perché comunque si parla di sciamanesimo siberiano in sostanza, e conoscerà soprattutto in particolare una donna che l'accompagnerà poi anche nelle sue scoperte, fino a che poi, tornando comunque nella sua città dove svolge appunto il suo lavoro da psichiatra, continuerà questa sorta di introspezione in se stessa e nel ricordo di cose perdute, proprio per riacquistare questa consapevolezza e questo potere di guarire gli altri che lei possiede. Un libro veramente affascinante, di quelli che ti fanno sognare di poter avere le rivelazioni un giorno qualsiasi, proprio come l'autrice. E anche questo non è un romanzo fine ad essere una storia inventata, è credo una storia vera proprio della scrittrice. Quindi diciamo che è una sorta di racconto autobiografico. All'inizio di ogni capitolo ci sono dei disegni, tipo questo. Per ogni capitolo ce n'è uno, che sono molto particolari e molto strani, tipo questo. E questi disegni, lo dice proprio all'inizio del libro, sono tatuaggi che sono stati trovati su una mummia, che è stata ritrovata proprio, credo, in una grotta in Scandinavia. No, in Siberia. E nulla, insomma. Io vi invito tutti quanti ad andare a fare un viaggio nel viaggio di Olga, e di scoprire veramente come poi l'essere sciamana ai giorni nostri può essere addirittura applicato in un'attività lavorativa, e che forse magari appunto non a caso si scelgono determinate professioni, come per esempio appunto lei ha scelto di diventare una psicologa, ma poi in realtà, diventando anche sciamana, è stata ancora più in grado di poter aiutare i propri pazienti, e di come comunque si possano apprendere delle verità, delle lezioni, anche in questo caso, attraverso il raccolto dell'esperienza di un'altra persona. In particolare mi riferisco al fatto che io, vedete, ho qualche segnalibro apposta per questo. All'interno del libro, proprio attraverso i viaggi che fa lei, di lezioni, di ricordi, si scoprono cose come, per esempio, l'esistenza di spiriti guida con concezioni magari diverse da quella che potevo avere io, o che magari neanche che potevo avere io, che magari sia. Perché per esempio qui a un certo punto si parla di avere 7 spiriti guida a testa e ognuno ha un ruolo particolare. Oppure, non so, per esempio, vediamo un attimo cos'altro mi ero segnata, perché adesso avendo letto altri praticamente quasi 2 libri dopo, non mi ricordo quasi più nulla di questo. No,
no, vabbè, non vorrei fare dei momenti di silenzio. Comunque, veramente, anche questo è un libro scorrevolissimo che io credo che nell'arco di una settimana, massimo 15 giorni, voi possiate leggere. Come vi ho detto, il suo costo è di 9 euro e sono 257 pagine e della Oscar Mondadori, quindi magari addirittura potete trovarlo in offerta su siti come quello magari della Feltrinelli, dateci un'occhiata, non lo so, la sto buttando lì per fare un po' più di 5 minuti di video perché non è da me. E niente, veramente compratelo, leggetelo e fatemi sapere. Sono sicura che se qualcuno di voi l'ha letto potrà dire assolutamente che questo libro è meraviglioso. Le persone a cui l'ho consigliato che lo stanno leggendo dopo di me, a loro volta mi hanno detto che gli sta piacendo tantissimo, come io l'ho detto a Strega Dorilis, perché in realtà io questo libro l'ho conosciuto attraverso il suo video della biblioteca di Strega, ma quando lo pubblicò la prima volta all'incirca 2 anni fa, e lei appunto disse che era un libro bellissimo, con un titolo del genere non poteva fare altro che attrarmi, e a buon ragione è stato importante. Visto che veramente ho fatto pochissimi minuti di video, vi faccio vedere una cosa invece che mi sono comprata sempre in tema di libri. Come? In realtà non l'ho comprata, me l'ha regalata mio ragazzo, ma io ero tipo 3 mesi che giravo intorno a questo libro e desideravo di comprarmelo, e si tratta di questo libro qua, La Chimera di Praga. Questa è la copertina rigida perché in edizione economica questo libro non è ancora uscito. Voi lo troverete in realtà con questa copertina qui, con quella, la copricopertina, e l'ho iniziato proprio stamattina e sta, diciamo, esaudendo le aspettative che io mi ero fatta in merito a questo libro. Ho conosciuto questo libro per caso perché stavo guardando un video su YouTube di una grafica molto brava, che in questo momento non mi ricordo il suo nome, che ha partecipato proprio a un concorso dove c'erano appunto da fare delle illustrazioni su questo libro. Il fine non so se era quello di diventare la nuova copertina o cosa. Comunque, lei mentre disegna e fa vedere il suo progetto per questo concorso ha raccontato anche qualche piccola nozione riguardo a questo libro e mi ha affascinato tantissimo. Ovviamente è un romanzo, non ha tematiche prettamente pagane, anche se non sono molto sicura perché c'è del magico. Parla, per quello che ne so io, perché sono arrivata a pagina 36, di più non potrei mai dirvi, di una ragazza dai capelli blu, nata coi capelli blu e non perché li ha tinti, di 17 anni, che si chiama Karau, che vive a Praga, che è piena di tatuaggi sul suo corpo che non sono stati fatti da un tatuatore. In particolare sui polsi ha scritto Storia Vera, Storia è vera sull'altro, ha credo da qualche parte anche questo meraviglioso tatuaggio che io sono anni che lo vedo, questo disegno mi piacerebbe un giorno farlo sul mio corpo, questa piuma di corvo con i corvi che escono, e poi ha degli Hamsa, non so come si dica bene, sulle mani, ovvero tipo gli occhi che sono all'interno delle mani di Fatima, non so se avete presente, che tengono lontane dal malocchio, fa la disegnatrice, lei frequenta una scuola d'arte e quindi fa dei disegni molto particolari. Disegna dei personaggi che sembrano usciti da una storia fantasy, che sono molto quotati tra i suoi compagni che le chiedono sempre di vedere insomma i suoi album e sapere che cosa combinano questi personaggi, come se lei insomma su ogni personaggio che ormai disegna da molto tempo, perché all'inizio del libro mi sembra che all'album 92 appunto per ogni personaggio sembra che lei ci abbia ricamato su una storia e che quindi insomma loro gli chiedono questa settimana cosa ha combinato Tizio e Caio, però a quanto pare questi personaggi in realtà non sono affatto inventati da Karau, ma esistono veramente. È ambientato a Praga, io non sono mai stata a Praga ma sogno di andarci da molti anni, e quindi sicuramente fa risultare il libro ancora più affascinante, e magari vi farò sapere quando ho finito di leggerlo. Per ora dove sono arrivata mi sta entusiasmando veramente tantissimo,
è molto carino, avevo proprio voglia di leggere un libro che fosse così e perciò insomma, vi consiglio di andare a comprare anche questo, anche se il suo prezzo è di 14,90 euro. Cioè, non è vero, non ve lo consiglio, nel senso che a me sta piacendo, poi boh, magari aspettate che vi faccio sapere qualcosa alla fine. Ciao!